James Nese, Napoli Centrale con James is Black, il nuovo album pubblicato lo scorso mese per l'evento che si è tenuto a Castrovillari presso il Teatro Sibaris. Il sassofonista partenopeo, oltre 50 anni sulla scena, divenendo un'icona artistica che dall'alto dei suoi 76 anni è ancora punto di riferimento per le nuove generazioni musicali che vogliono urgenza espressiva e zero compromessi, ha incantato il pubblico di Radio Eventi Generazioni, manifestazione organizzata dall'associazione Antropos e dall'emittente radiofonica Radio Nord Castrovillari in collaborazione con l'Avis e il Comune della Città del Pollino. La nostra è una ricerca di ciò che di meglio il panorama della musica in generale, ma soprattutto ovviamente quella italiana, offre, anche se si ricorda, abbiamo avuto in passato anche persone come Mark Harris o anche come Steve Barnes a livello internazionale, ma cerchiamo di offrire, come dire, il meglio della produzione nazionale, della musica nostra, italiana, quello che il panorama offre. Le collaborazioni con l'indimenticabile amico Pino Daniele, ma anche il sodalizio artistico e fraterno che lo ha legato a Franco Del Prete, ha contraddistinto negli anni la sua produzione discografica. Perché la scelta di Senese? Io mi rendo conto anche che le nuove generazioni sono affascinate da questa persona che ha un carisma, e quindi noi cerchiamo di prendere, se ricordi, io dicevo i numeri 10, quindi tu sei uno che ha giocato bene a calcio, prendiamo i numeri 10, insomma.